Faccio questo video principalmente con lo scopo di sfatare alcuni miti riguardanti la figura di Gaio Giulio Cesare, il leggendario dittatore che tutti noi conosciamo. Non molto tempo fa ho visto il documentario su History Channel chiamato Ti presento Giulio Cesare della Mary Bird. Ho sempre trovato affascinanti i suoi documentari perché sono allo stesso tempo interessanti e veloci, nonché facili da capire, ma nel caso di questo molte cose sono state fraintese o semplicemente taciute e quindi l'intera figura di Cesare può essere facilmente presa dal verso sbagliato e malinterpretata. Nel documentario molte vicende politiche vengono semplificate e vengono fatti un po' troppi paralleli con i giorni nostri e lo stesso Cesare viene più volte paragonato ai dittatori che noi conosciamo. Che questo fosse davvero l'intento della conduttrice non saprei dirlo con certezza, ma l'immagine che salta all'occhio in questo documentario è quella di un dittatore identico a tutti gli altri: narcisista, militare, bugiardo, capace di fare atrocità, manipolatore, populista e così via. Ma è davvero così? Questo è quello che dobbiamo scoprire. Partiamo dal primo mito riguardante Cesare, il carattere del personaggio. Noi non possiamo pensare a Cesare come ad un narcisista. Quando pensiamo a Cesare non possiamo pensare ad un Trump o ad un Hitler. Non stiamo parlando di un ricco uomo d'affari con seri problemi di narcisismo o di un matto ossessionato dal potere, già che Cesare era prima di tutto un grammatico interessato alla filosofia. Infatti sappiamo che egli era epicureo e sappiamo che scrisse un'opera sulla grammatica chiamata De Analogia, dove Cesare tratta della dottrina analogica, la quale considera l'ordine e le regole come un aspetto fondamentale della lingua. Ordine e regole. Questo modo di vedere la lingua e la grammatica verrà applicato da Cesare anche in politica. Egli vede la politica come un gioco dove ci sono delle precise regole, ma comprende che la politica romana del suo tempo manca dell'ordine, e così il suo scopo è creare quell'ordine. Egli abbraccia la politica con la mentalità di un grammatico e questo lo rende veramente unico come personaggio. Sappiamo, come abbiamo già detto, che era interessato alla filosofia e sappiamo, come abbiamo già detto, che era epicureo, quindi non era superstizioso e fondamentalmente era laico. E questo suo interesse per la filosofia lo portò ad un viaggio verso Rodi, che però venne rovinato dall'attacco dei pirati che lo rapirono. Se vogliamo sapere quanto Cesare si interessò agli ambienti intellettuali, possiamo leggere questo frammento. Si dedicò a lungo e seriamente alla letteratura. Ma se l'Achille d'Omero non lasciava dormire Alessandro, Cesare, nelle sue notti insonni, meditava sulla grammatica latina. Egli fece versi come allora tutti ne facevano, ma i suoi non erano fiacchi. Lo interessavano i soggetti d'astronomia e di scienze naturali. Non stiamo parlando di un politico che si occupava solo di politica. Parliamo di un uomo che amava leggere e scrivere, che aveva una particolare affinità con gli ambienti intellettuali, insomma. Un altro mito riguarda l'antica aspirazione alla tirannide, ancor prima delle campagne galliche, cosa che nel documentario viene detta, cioè che Cesare, dopo aver visto la statua di Alessandro Magno, decise di fare di tutto per ottenere il potere assoluto. Ma questa immagine è molto azzardata, perché pensare che gli avesse già in mente di diventare un monarca, ancor prima di partire per la Gallia, lo fa sembrare l'uomo che ha organizzato ogni cosa, persino la guerra civile stessa, che gli consentì di diventare de facto dittatore. Cesare sapeva sfruttare le opportunità, ma non era un veggente. Non sarebbe mai stato in grado di prevedere i risultati della conquista della Gallia e della guerra civile. Questa idea dell'antica aspirazione alla tirannide ci è trasmessa da Cicerone, che nella sua opera sui doveri fa presente che Cesare era un uomo che aspirava già al potere assoluto, ancor prima della partenza in Gallia, e che era solito a considerare la tirannide come la miglior soluzione a tutti i problemi. Lo stesso Plutarco sostiene che Cicerone, prima di tutti gli altri, fu capace di comprendere la vera indole di Cesare e i suoi veri progetti. Tuttavia, non è poco noto che Cicerone avesse cambiato più volte atteggiamento verso Cesare, e se fosse davvero stato cosciente dei progetti di Cesare, questo renderebbe inspiegabili tutti quegli scenari in cui Cicerone sostenne le politiche di Cesare senza batter ciglio. Quindi questa idea di un'antica aspirazione alla tirannide da parte di Cesare è più una leggenda metropolitana che un fatto storico. Ovviamente Cesare non era un democratico nel senso odierno del termine, ma va detto che l'idea che egli aspirasse a dittatura e al potere assoluto fa acqua soprattutto quando si osserva una cosa molto interessante. Non fu Cesare a fondare l'impero, ma Augusto. Di questo ce ne rendiamo conto leggendo Saint-Évremond, un saggista del 600 che scrisse sulla storia di Roma e in particolare sul governo di Cesare con la fine della guerra civile. In questo stato di incertezza in cui i romani non erano né cittadini né sudditi, in cui Cesare non era né magistrato né tiranno, in cui violava tutte le leggi della Repubblica senza saper stabilire le sue, confuso, perso, dissipato nelle vaste idee della sua grandezza, incapace di regolare i suoi pensieri, non meno che i suoi affari, Cesare offendeva il Senato,
e si fidava dei senatori. Si affidava a gente infida, a degli ingrati, che, preferendo la libertà alle sue virtù, preferirono assassinare un amico e un benefattore, piuttosto che avere un padrone. Lodate pure, oh signori, lo spirito vasto. Esso costò a Cesare l'impero e la vita. In questo passaggio comprendiamo che quando Cesare prese il potere di fatto non trasformò mai la Repubblica. Quando lui morì la Repubblica c'era ancora. Certo, lui pose le basi per la costruzione dell'impero, ma uno che desidera il potere assoluto non pone semplicemente le basi. Cesare era l'uomo più forte di Roma, aveva i soldati, aveva l'amore del popolo, aveva il potere di fare di tutto, ma di fatto non fece mai transitare il sistema politico romano da una Repubblica ad un impero. Questo compito spettò ad Augusto. La questione delle guerre in Gallia è molto importante. Nel documentario viene citato un episodio della conquista della Gallia. Vorrei aggiungere che la conduttrice non cita neanche il frammento intero al quale fa riferimento e non dice da quale libro del Debello Gallico estrapola l'episodio. E quindi, avendo io letto il Debello Gallico, mi sono dovuto adoperare per cercare l'episodio da lei citato. Ed ecco di cosa parla lei. Essi, i Germani, subito sgomentati da ogni cosa, dalla fulmineità del nostro arrivo e dall'assenza dei loro, poiché non avevano tempo né di prendere una decisione né di prendere le armi, presero a correre da tutte le parti, senza sapere se era meglio condurre le truppe contro il nemico, se difendere il campo o se cercare salvezza nella fuga. Ma la restante moltitudine di fanciulli e di donne, erano infatti espatriati e avevano passato il Reno con tutti loro, presi a fuggire in tutte le direzioni. Ma Cesare mandò la cavalleria ad inseguirli. I Germani, sentendo le grida che si levavano alle loro spalle e vedendo i loro che venivano trucidati, gettarono le armi e, abbandonate le insegne militari, si buttarono fuori dal campo. Questo frammento viene dal libro quarto, capitoli 14 e 15. E non posso negare che questo episodio sia stato il più tremendo della conquista della Gallia. Ingiustificabile, come dice la stessa conduttrice. E non è mia intenzione giustificare le atrocità commesse da Cesare in Gallia, ma non ho neanche intenzione di vederle in un'ottica completamente diversa, in un'ottica completamente sbagliata, come quella di uno sterminio di una razza. Nel documentario viene fatto un terribile parallelo fra la conquista della Gallia e i campi di sterminio. Ci sono diversi problemi con questo paragone. Numero 1. Se Cesare avesse voluto sterminare i Galli, i Britanni e i Germani, non avrebbe avuto senso passare il tempo a scrivere delle loro usanze. Numero 2. Se Cesare avesse voluto sterminare queste popolazioni, non avrebbe sprecato tempo a cercare di stringere alleanze con alcune tribù locali, come documentato nel Debello Gallico. Numero 3. Non avrebbe avuto alcun senso, non ci sarebbe neanche stata una ragione precisa per sterminare intere popolazioni, così, tanto per fare. Numero 4. Noi non conosciamo l'effettivo numero di morti. L'unico che ci dà dei numeri è Cesare, ma è l'unica fonte che noi abbiamo, e quindi è difficile stabilire quante morti ci siano effettivamente state. Una critica a questo punto potrebbe essere che io sto mettendo in dubbio o sto cercando in tutti i modi di negare le atrocità commesse da Cesare, ma di fatto non avrei problemi ad ammettere che quello che lui ha compiuto in Gallia sia stato tremendo. C'è da dire però che io sto facendo come fanno molti storici, che semplicemente scelgono quali parti del Debello Gallico sono vere e quali no. Per fare un esempio, non si dubita mai delle vittime di Cesare, ma si dubita dell'esistenza di Ariovisto, Ambiorigio, Vercingetorige e così via. Io preferirei sostenere che tutto ciò che è raccontato lì è davvero accaduto. Cesare non avrebbe mai raccontato delle menzogne con il rischio di essere poi smentito dai suoi nemici. Non pensate anche voi che sarebbe stato facile per Tito Labieno, luogotenente di Cesare e pompeiano durante la guerra civile, andare da Pompeo e dire: guardate, tutto quello che ha detto sto qui sono stronzate. Ma non voglio dilungarmi sulla cosa. Numero 5. Il gran numero di vittime dalla parte dei barbari è dovuto all'immenso numero di uomini da questi impiegati durante le battaglie. Se vengono mandati 100.000 uomini a combattere, per forza il numero di vittime sarà maggiore. Non c'è da sorprendersi. In più, c'è da dire che nell'antichità le guerre si vincevano in questo modo, uccidendo tanti nemici. Solo con l'avvento delle armi da fuoco le cose hanno preso una direzione diversa, eccetto nella prima e nella seconda guerra mondiale, ovviamente. Insomma, soltanto ai giorni nostri sappiamo che ci sono 100 modi diversi per vincere una guerra, senza dover per forza ammazzare tante persone. A quei tempi ne conoscevi davvero pochi, e fra questi il più logico era ammazza tutti i nemici. Numero 6. Il coinvolgimento di civili nelle guerre non è una cosa che mi stupisce. Per quanto terribile possa essere, era la norma nell'antichità. Nell'antichità, difatti, radere al suolo villaggi e uccidere donne e bambini era normale. Non credo sia necessario citare delle fonti in proposito, perché basta letteralmente fare due ricerche su Wikipedia per mettere fine ad ogni dubbio. È tremendo quando si parla di questi
queste cose, non fraintendetemi, ma non si può sostenere che Cesare avesse pensato di fare uno sterminio solo perché dei civili furono coinvolti. È una terribile forzatura. Nell'antichità i civili non erano mai esclusi da una guerra, ed in effetti sappiamo che venivano, per esempio, adottate delle bombe batteriologiche qualche volta, tipo si lanciavano i cadaveri degli appestati oltre il muro di una città per appestarli tutti, quindi morivano di fatto anche donne e bambini, oppure l'inquinare le acque o lasciar morire di fame le persone. Tutte queste cose qui venivano impiegate nelle guerre dell'antichità. Non è una cosa strana, non l'ha inventata Cesare. Quindi prendere le guerre in Gallia e giudicarle come uno sterminio voluto dalla popolazione indigena è un grave errore. Sì, le campagne furono tremende. No, l'intento non era quello di sterminare un'intera popolazione. Tuttavia posso comprendere che per molti, me compreso, le gesta di Cesare in Gallia furono in gran parte dei casi ripugnanti, ma non sono così sciocco da tracciare dei paragoni assolutamente sbagliati. Cesare viene paragonato a tutti gli altri dittatori perché ha cercato l'approvazione e la forza nell'esercito. Questo è quello che succede quando si forzano dei paragoni con la modernità. I legionari, prima di tutto, non combattevano gratis, non andavano in guerra perché guidati da un sentimento nazionale. Dovevano essere pagati, quindi Cesare li teneva vicini a sé grazie al suo carisma, sì, ma anche grazie alla paga, che comunque ci doveva essere. Non a caso, il momento prima del passaggio di Rubicone, Cesare dovette promettere ai suoi soldati che sarebbero stati pagati, perché altrimenti questi qua lo avrebbero abbandonato. Certo, non si può negare in nessun modo che Cesare avesse ottenuto il rispetto dei suoi uomini, non è che quegli stessi uomini avessero intenzione di fare la guerra gratis, non è che tutti i soldati e tutti i legati fossero fedeli a Cesare. Poi, noi ricordiamo il luogotenente Tito Labieno, fidato alleato di Cesare nelle campagne galliche, che lo abbandonò insieme a tanti altri legionari quando lui decise di marciare contro Roma. Un altro problema nella visione semplicistica di Mary Baird è che Cesare ottenne il favore dell'esercito. E poi cosa fece? Organizzò un colpo di Stato? Instaurò una dittatura militare? Cioè, non comprendo il collegamento che la storica ha voluto fare, perché non fu Cesare l'unica causa dello scoppio della guerra civile. C'erano anche Pompeo e Catone che misero Roma contro di lui. Quindi non comprendo il punto che fa lei, proprio non lo capisco. Ottiene l'appoggio dell'esercito. E allora? Poi non è che nel fare una cosa del genere Cesare sacrificò poco. Parliamo di un uomo aristocratico abituato ai lussi dell'aristocrazia che abbandonò quei lussi e decise di vivere come un legionario e di intraprendere una conquista in un territorio sconosciuto contro popolazioni agguerrite solo nella speranza di poter ottenere più potere. Inutile dire che la guerra civile ostacolò non poco i sogni di Cesare perché lo costrinse a continuare battaglie contro la sua stessa gente. Una persona può condannare Cesare per aver dato più importanza alla sua dignitas piuttosto che alle leggi dello Stato, ma che dire di uomini come Pompeo o come Catone? Costoro non denunciarono Cesare e non si misero contro di lui per nobili ragioni. Pompeo, come Cesare, aspirava al potere assoluto, mentre Catone semplicemente vedeva Cesare come una minaccia per quella repubblica decadente e corrotta. Quindi, se proprio dobbiamo essere sinceri, nessuno di loro fu davvero innocente. Un altro aspetto importante già ribadito è che Cesare, quando divenne dittatore, non instaurò mai un governo militare. Aveva l'appoggio dell'esercito? Sì, ma non ci fu mai un governo militare. E non si mise a camminare per le strade con l'armatura da legionario. Anzi, sappiamo che Cesare sciolse le legioni e che al massimo aveva una scorta, ma nulla di paragonabile ad un governo fascista o nazista. Quindi, no, non è esattamente come gli altri dittatori. Cesare non permise che si formasse né una gerarchia di marescialli né un governo di pretoriani. Se in generale vi fu una parte di cittadini da lui favorita, fu quella dedita alle scienze e alle arti, a preferenza di quella avente meriti militari. Cesare era monarca, ma non si lasciò mai cogliere dalle vertigini dei tiranni. Egli è forse l'unico dei potenti di questa terra che tanto nelle cose più importanti quanto in quelle minime non abbia mai agito per propensione o per capriccio, ma sempre e senza eccezione, seguendo il suo dovere di capo di Stato. Un altro tema importante riguarda il populismo e la demagogia. Cesare viene descritto come un populista che non ha esattamente mantenuto tutte le promesse fatte, che usò Roma come la sua vetrina personale, dove mettere le statue di sé. Va bene, qui abbiamo un bel po' di cose da dire, quindi iniziamo. E da dove iniziamo? Iniziamo dal populismo. Definire Cesare populista, come molti fanno ai giorni nostri, è sbagliato sotto diversi punti di vista. Cercare di dare una definizione esaustiva di populismo è complicato, come è complicato comprendere se questo sia giusto o sbagliato in un'ottica politica. L'unico modo per giudicare Cesare è quello di far riferimento ai populisti che Mary Baird cita nel suo documentario, così possiamo muoverci più agevolmente in questa critica. Numero 1. I populisti fanno uso di strumenti illegali per ottenere il potere. Non si può negare, infatti sarebbe sciocco farlo, che Cesare abbia effettivamente usato lo strumento della corruzione per uscire vincitori in alcune elezioni, tipo quando dovette diventare pontefice massimo, ma non sappiamo
sappiamo se fece la stessa cosa quando si candidò al consolato. Sappiamo soltanto che ebbe il pieno appoggio di Marco Licinio Crasso, l'uomo più ricco di Roma, che gli finanziò la campagna elettorale. Ma se è vero che Cesare non era estraneo alla compravendita dei voti, era anche vero che quello che lui faceva era diventata praticamente la norma nella Repubblica dei suoi tempi. Era il modo in cui si poteva vincere facilmente. Di questo ce ne parla Sallustio, che ricorda la vasta corruzione alla base di una Repubblica in declino. Numero 2. I populisti fanno uso di idee estreme per avere l'appoggio del popolo. Non abbiamo una trascrizione di tutti i discorsi che Cesare faceva. L'unica cosa che sappiamo è che era un ottimo oratore, capace di catturare a sé l'attenzione, che usava sempre le parole giuste, e sappiamo che non era considerato come un Clodio, un altro politico che Cicerone considerava feccia. Clodio, inizialmente appoggiato da Cesare, era solito a fare discorsi in favore degli schiavi, promuovendo la ribellione e la lotta contro i potenti. Proponeva di liberare tutti i gladiatori e tutti gli schiavi e di unirsi in una lotta contro la classe dominante. Cesare, conoscendo le politiche di Clodio, decise di abbandonarlo come molti altri dopo di lui. Da questo episodio possiamo intuire che Cesare non era proprio un fan di coloro che facevano pura e semplice demagogia. Punto numero 3. I populisti fanno uso di squadre speciali, personali, per attaccare i loro rivali. Ricordiamo che Cesare non ebbe mai degli squadristi al suo servizio per diffondere il terrore, cosa che invece, guarda caso, era posseduta da Clodio, che aveva dei veri e propri mercenari al suo servizio. Punto numero 4. I populisti, quando raggiungono il potere, lo usano per annientare i loro nemici politici, cosa che Cesare non ha mai fatto. Anzi, è piuttosto famosa la sua clemenza nei confronti dei pompeiani. Non ha mai commesso gli stessi errori di Silla, non ha mai dato la caccia ai suoi nemici politici e non ha mai usato il terrore per mantenere il potere. Punto numero 5. I populisti sfoggiano sempre il loro potere militare. E noi sappiamo che lui non instaurò un governo militare e non sfoggiò mai la potenza del suo esercito in tempi di pace, facendo fare quelle marce che noi conosciamo. Per dimostrare che quello che ho detto su Clodio non me lo sono appena inventato, ecco a voi il riferimento, così ci togliamo ogni dubbio. Clodio aveva un seguito sottoproletario e di schiavi da lui attratti, ma ovviamente a lui subalterni, che lo metteva in condizione di svolgere una sua politica demagogica, non priva di abilità, ma appunto una sua politica. Una politica sui generis, perché fondata sulla novità sconcertante dell'uso aperto di bande armate come elemento di pressione e di terrorismo. Il seguito di Clodio era composito: sottoproletari senza occupazioni definite, mercenari della lotta di strada, schiavi attratti da promesse che non trascendevano il beneficio ad persona, gladiatori. Si compie quella degenerazione parassitaria del proletariato urbano della città di Roma, che è premessa non secondaria della scelta cesariana di svincolarsi dalla tradizionale politica popularis e dalle sue dinamiche. Cesare aveva un pessimo rapporto con i populisti e si allontanò dalla politica populista romana, come ci ricorda anche la vicenda di Marco Celio Rufo. Rufo era un uomo che voleva completamente cancellare i debiti dei romani e non accettava la legislazione di Cesare, che era più moderata, la quale aveva come principio la stima dei beni, che era la condizione preliminare per prendere in considerazione la riduzione di un debito. Rufo usò tattiche tipiche di Cesare, ma per propositi estremisti, che Cesare stesso rinnegava. Quindi il rapporto fra Cesare e populisti romani era pessimo. Un altro aspetto interessante riguarda la caratteristica del populismo. Per essere populista devi, di fatto, appellarti al senso comune del popolo, facendo leva su sentimenti generali. Qui prendiamo un caso di cui non si parla mai, ma proprio mai, quello del rapporto fra Cesare e gli ebrei. In questo caso qui notiamo come sia ben poco populista il nostro dittatore. La laicità totale della forma mentis cesariana ben si addice a questa apertura senza remore verso gli ebrei, malvisti invece dal romano medio. Cesare, intimamente scettico, laico, con simpatie filo epicuree, aperto per curiosità intellettuale a tutte le fedi, ma al tempo stesso consapevole del ruolo politico della religione a Roma, è libero da pregiudizi nel suo rapporto con gli ebrei. Cesare ordinò nel 47 a.C. di affiggere in pubblico un testo inciso su bronzo in greco e in latino. Eccolo qui. Gaio Giulio Cesare, imperator, pontefice massimo e dittatore per la seconda volta, ho deciso dei consili sentenzia quanto segue. Poiché Ircano Giudeo, figlio di Alessandro, sia ora che in precedenza, sia in pace che in guerra, ha dimostrato lealtà e zelo nei confronti nostri, stabilisco che Ircano, figlio di Alessandro, e di suoi figli siano etnarchi dei Giudei e che rivestano per sempre, secondo le patrie leggi, il sommo sacerdozio, che lui e i suoi figli siano dichiarati alleati del popolo romano.
Stabilisco inoltre che qualunque privilegio esista connesso al sommo sacerdozio spetti a lui e ai suoi figli. Qualunque questione o controversia sorga nel frattempo riguardante la vita pubblica e il culto di Giudea, il giudizio spetti a loro. Essi non dovranno sopportare né acquartieramenti di truppe né esazione di denaro. Non a caso Svetonio ci racconta che dopo la morte di Cesare tutti gli stranieri si associarono all'immenso lutto e fecero le loro lamentazioni intorno al rogo, ciascuno secondo le proprie usanze, ma più di tutti gli ebrei, che per moltissime notti di seguito tornarono e ritornarono numerosi sul luogo del funerale. Quindi, in questo caso qui vediamo un Cesare che non ha problemi ad andare controcorrente e che proprio per questo si fece molti nemici in Senato. E forse questo suo atteggiamento verso gli ebrei può essere una ragione per la quale egli venne assassinato. Dopotutto ricordiamo che l'antisemitismo a Roma non era roba da poco. Il fatto che Cesare fece costruire le sue statue è vero, ma non fece costruire solo quelle. E di fatto fece ristrutturare le statue di Pompeo, di Silla e di suo zio, proprio per pacificare tutti i romani e per far capire che le guerre interne dovevano finire. Ricordiamo questo passo molto importante della sua lettera a Oppio e Balbo, nella quale dice: "Tentiamo, se possibile, di riguadagnarci le volontà di tutti e di assicurare un carattere non effimero alla nostra vittoria. Tutti gli altri hanno fatto ricorso a duri metodi repressivi e perciò non sono riusciti ad evitare l'odio che immancabilmente ne consegue, né sono riusciti a mantenersi durevolmente al potere, con la sola eccezione di Silla, che certo non intendo prendere a modello." Uno degli aspetti più interessanti di Cesare è che quando salì al potere non cercò di dare inizio ad un culto della sua persona e non si divinizzò. Queste cose qui avvennero dopo la sua morte, per mano di Augusto e dei Cesariani. Ricordiamoci un caso simile avvenuto con Lenin: di fatto il culto di Lenin non fu mai promosso da Lenin stesso, ma da Stalin, dopo la morte del primo, il quale cercava dei consensi facili e per questo pose le basi per il leninismo. Lo scopo di Cesare era quello di portare la pace, di porre fine alla guerra civile, di porre fine ad ogni conflitto possibile. Sarebbe stato sciocco da parte sua iniziare un culto della sua persona in un momento così fragile e teso. Cesare non era uno sciocco, non aveva tempo per coltivare una forma di narcisismo che non possedeva. Non parliamo di nuovo di un Trump. E soprattutto non fu per una questione di ego che scrisse, che ne so, i suoi commentari in terza persona. Lo fece per rimanere distaccato dalle situazioni, per dare una descrizione storica, obiettiva degli eventi. Poi, ovviamente, dietro c'erano anche degli intenti propagandistici, ma propaganda non vuol dire falsità, come correntemente si intende. La bravura di un politico consiste per l'appunto nel diramare una propaganda alla quale dimostrare coi fatti di essere stato lealmente coerente. Ed è qui uno dei punti di vantaggio non secondari di Cesare rispetto ai suoi avversari. Omnium voluntates recipere. Non sono parole attraenti per spostare l'orientamento dei senatori incerti e disorientati dinanzi alla guerra civile. È il programma che viene attuato da subito. Cesare mette a frutto lo strumento della dittatura. Le promesse che Cesare fa le mette in atto. Ma non stiamo parlando di un dittatore che sale al potere solo per mettersi in mostra, per instaurare un governo militare e per fare quello che vuole. Qui il caso è completamente diverso, completamente diverso. Ma la professoressa Baird mette in dubbio tutto questo, come se le promesse fatte da Cesare fossero state solo polvere negli occhi. Insomma, dai, le tipiche promesse che fanno gli uomini per salire al potere e, con quel classico humor inglese, sminuisce le imprese politiche di Cesare. Ma noi sappiamo che l'estate del 46 era stato il momento delle grandi iniziative edilizie. Forum Caesaris, Tempio di Venere Genitrice, dei grandi progetti: prosciugamento delle paludi pontine, apertura di una nuova strada attraverso gli Appennini fino all'Adriatico, costruzione di una grande biblioteca greca e latina, della riforma del calendario, della legislazione a tutela dei provinciali, delle leggi che completavano la romanizzazione della Transpadana e della normativa sui debiti e sugli affitti delle case. Non soltanto permise che tornassero in Italia e accedessero alle magistrature tutti coloro cui non aveva fino ad allora perdonato, ma rialzò persino le statue di Pompeo e di Lucio Silla, che il popolo aveva rovesciato. Giungiamo ai titoli, agli onori che Cesare attribuì alla propria persona. Svetonio ci ricorda che la ragione dietro il cesaricidio fu principalmente la prevaricazione da parte di Cesare di molte norme costituzionali e della sua mancanza di rispetto per la Repubblica e per il Senato. Ricordiamo questo passo: assommò nella propria persona
troppi onori, quali il consolato continuo, la dittatura perpetua, la prefettura dei costumi e per di più il praenomen di imperator e il cognomen di pater patria. Ma a questo va aggiunto il fatto che Cesare, a quanto pare, fece porre una propria statua fra quelle dei re. La cosa però si fa ancora più intrigante se noi diamo un'occhiata alla testimonianza davvero particolare di Plutarco, il quale scrive che fu Cicerone a proporre i primi onori a Cesare. Non fu Cesare a richiederli. Cicerone propose i primi onori, la cui grandezza era in certo qual modo nei limiti dell'umano, ma altri, aggiungendone di smodati e facendo a gara dargliene di più, ottennero di rendere Cesare odioso anche alle persone più timorate a causa dell'esagerazione e della insensatezza dei deliberati. È opinione diffusa che nello stilare di quelle proposte accanto agli adulatori abbiano collaborato i suoi nemici per avere poi più pretesti contro di lui e per dimostrare un domani che la loro azione si fondava su ben solidi e gravi capi d'accusa. L'immagine che ci dà Plutarco è davvero terribile, perché quello che ci dice è che i senatori praticamente facevano a gara per mettere gli onori a Cesare, ma con un solo scopo: renderlo odioso. In altre parole, stavano decorando una vittima sacrificale ancor prima di abbatterla definitivamente. Ed in effetti questo ha senso se consideriamo che, nonostante le violazioni delle leggi della Repubblica, e Cesare le leggi le violò senza problemi, questo è vero, di fatto la Repubblica non venne mai abbattuta dal dittatore. Nonostante i titoli, gli onori e nonostante la mancanza di rispetto nei confronti del Senato, il sistema repubblicano romano rimase de facto integro e non si trasformò in una vera e propria monarchia. Ma la dittatura, usata in una maniera un po' più odierna, diciamo pure così, cioè come metodo per accentrare tutto il potere in una sola persona, era stata già difesa da Cicerone. Egli, per primo, ancor prima della guerra civile, ipotizzava ed elogiava una dittatura simile a quelle che noi conosciamo oggi. Nella sua opera sullo Stato, egli vede in sogno Scipione Emiliano, che diventa dittatore e che usa quello strumento per apportare delle vere e proprie riforme costituzionali. Solo con Silla, essa, la dittatura, era divenuta strumento di un riassetto politico-costituzionale giovevole agli ottimati. Con Cesare tornava ad assolvere alla funzione originaria di strumento di mediazione e superamento dei conflitti. Un altro aspetto molto interessante che accomuna tutti i dittatori populisti è la loro tendenza a far del male alla loro stessa gente. Quando salgono al potere non hanno problemi ad eliminare anche coloro che dovrebbero tecnicamente proteggere, ovvero il loro stesso popolo. Questo non è assolutamente il caso di Giulio Cesare, già che durante la guerra civile lui cercò più volte di ricongiungersi con Pompeo per porre fine al conflitto. Ma ricordiamo un momento in particolare durante la guerra, in cui Dolabella con i suoi seguaci occupò il foro per fare approvare con la forza la sua proposta di legge. Il Senato non esitò a ricorrere all'arma estrema, proclamò la patria in pericolo e affidò ad Antonio la repressione. Lo scontro armato fu particolarmente cruento. Antonio fece circa 1 migliaio di vittime. Comunque Cesare ebbe questa volta un atteggiamento più duttile verso i rivoltosi. Perdonò Dolabella e invece prese le distanze da Antonio, cui non rinnovò la carica di Magister Equitum, che affidò per il 46 a Lepido. Cesare non cambia politica nella eterna questione dei debiti, ma manda un segnale di comprensione ai rivoltosi, sacrificando la testa di Antonio, responsabile di una repressione troppo brutale. In più, ricordiamo il fatto che durante la sua dittatura ebbe un atteggiamento più che clemente nei confronti dei suoi nemici, dimostrando così di non essere come Silla, neanche lontanamente. Anzi, durante la sua dittatura dimostrò di essere un uomo dalla mente brillante, che non aveva intenzione di usare il potere per mettersi in mostra, ma voleva porre fine ad ogni conflitto interno, voleva riunire Roma, voleva dare un segnale al popolo che la guerra civile si era conclusa e che la pace era ritornata a regnare. Ne è una prova il fatto che non instaurò mai un governo militare, non divenne mai re di Roma, non venne mai divinizzato se non per scelta dei cesariani dopo la sua morte, non sciolse mai il Senato, non ripeté gli stessi errori di Silla, soprattutto non con i suoi nemici. Ricordiamo questo episodio che dimostra l'intelligenza di quest'uomo. L'attribuzione al pompeiano Marco Terenzio Varrone lo sconfitto nella breve ma importante campagna cesariana di Spagna, prima di farselo, del compito di creare a Roma per la prima volta una grande biblioteca pubblica greca e latina, di raccogliere la massima quantità di libri, di gestire tutta l'operazione e di mettere il tutto a disposizione del pubblico. Mettere a disposizione il massimo possibile di libri era un potere amplissimo che veniva posto nelle mani di un avversario. Non importa quanto rassegnato al nuovo dominio, ma culturalmente sempre lo stesso. Questo tratto fa di Cesare un dittatore in radice diverso dai molti nei secoli del suo potere. L'errore commesso dalla nostra conduttrice è stato quello di prendere Cesare e di paragonarlo alle altre figure di potere che noi conosciamo: Hitler, Mussolini,
Putin, Trump e compagnia bella. Ma se è vero che queste figure si sono ispirate a lui, è altrettanto vero che lui non ha nulla a che fare con loro. Questi sono cesaristi, ed il cesarismo è letteralmente come l'irenismo, una bufala. È la divinizzazione di un uomo che però ne prende le parti sbagliate, eliminando le cose grandiose che tale uomo ha fatto. Il cesarismo, il culto di Cesare, non ha nulla a che vedere con Cesare. È solo un'invenzione di Augusto e dei postari per cercare di reinterpretare un personaggio storico che fu unico nel suo genere e che avvenne una sola volta nella storia. Sì, i dittatori sono cesaristi, ma non hanno nulla in comune con Gaio Giulio Cesare. Sono solo fanatici che inseguono un'idea sbagliata di un uomo grandioso che ha cambiato la storia, sia in bene che in male. Se non ci fosse mai stato Cesare, non ci sarebbe mai stato il Medioevo, non ci sarebbero mai state le basi per l'Unione Europea, non ci sarebbero stati tutti quei re e quelle regine d'Inghilterra, di Francia, di Germania, di Spagna, di Polonia e di così via. Non avresti mai avuto un mito di Re Artù se Cesare non avesse mai messo piede in Britannia. La potenza di questa figura è impressionante. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremmo elogiare i massacri che ha fatto in Gallia? No, ovviamente no. Infatti nessuno dovrebbe considerare Cesare un eroe, perché eroe non è stato, ma allo stesso tempo condannarlo come un mostro è ingiusto in egual misura, perché ha comunque fatto delle cose impressionanti. Ha scritto la storia dell'Europa più di ogni altro uomo prima e dopo di lui, e questa non è un'impresa da poco. Dovunque è stato ha lasciato un'impronta, nella nostra cultura e nell'immaginario collettivo. Questo è innegabile. Ha fatto tutto, ha distrutto e ha creato, come mai nessuno prima e dopo di lui. Ecco perché ci ricordiamo queste parole. Poche volte nella storia l'energia di un uomo fu messa così alla prova come quella di questo singolare genio creatore, unico sorto in Roma, ultimo prodotto dal mondo antico, il quale percorse fino alla propria caduta la via che la sua mente grandiosa si era tracciata. Ma appunto, in ciò sta la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di fare un'esatta descrizione di Cesare. Come il pittore può dipingere ogni cosa, fuorché la bellezza perfetta, così lo storico, cui è dato ogni mille anni di incontrare una volta una perfezione, è costretto a tacere. Paragonare Cesare a quei tiranni che hanno semplicemente distrutto è impensabile, è un insulto ad una figura il cui genio non può che lasciare senza parole. Ma mi rendo conto che sia facile cadere in quella trappola, è facile fare questi paragoni, allo stesso modo in cui è facile pensare all'impero romano come ad una Germania nazista o ad un'Italia fascista. È facile fare questi errori perché noi giudichiamo spesso il passato indossando le lenti che riflettono il presente, ma questo non è ciò che dovrebbe fare uno storico. Ma allora, se dovessi dare un giudizio esaustivo a tale figura, quale dovrei dare? Quel che si è detto correntemente a proposito di Gaio Giulio Cesare e che Tito Livio ha riferito, si può dirlo anche dei venti. Se anche nuocciono per colpa di chi li usa male, non perciò cessano di essere per loro natura dei beni. La provvidenza è quel che l'ordinatore del mondo, che è Dio, hanno voluto che l'aria fosse agitata dai venti e li hanno effusi da ogni parte perché nulla marcisse nell'immobilità, e non già perché noi col massimo con soldati armati le flotte destinate ad occupare una zona d'acqua e dessimo la caccia al nemico in mare o al di là del mare. Cesare viene paragonato da Seneca al vento. Cesare è il vento, perché come il vento egli ha portato il cambiamento, un cambiamento che si potrebbe definire necessario, perché quando tutto rimane immobile il mondo marcisce. È ovvio che il cambiamento portato dal vento non è sempre positivo. Da qualche parte il vento ha fatto bene, da qualche altra ha fatto male. Un giudizio vago, sì, ma dopotutto non è facile condannare o glorificare Cesare, perché ha fatto troppo nella sua vita, e questo toglie il respiro a chiunque lo legga. La sua vita, colma di atti spregevoli e di atti lodevoli, è ciò che ha reso quest'uomo immortale, veramente immortale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente vi lascerò la bibliografia in descrizione, così potrete reperire i testi. Alla prossima!